Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio mostrare lo smalto che ho messo su da 2 giorni prima che si sbeccasse ulteriormente. Avrei dovuto fare 2 giorni fa per l'appunto il video, però sono stata presa da mille faccende. Peraltro vi chiedo scusa perché sono raffreddatissima e quindi non solo vi sorbirete i rumori di sottofondo visto che registro con la webcam, ma vi sentirete questa voce tutta nasale. Vi chiedo scusa, scusate, però avevo proprio voglia di farvi vedere questo nuovo smalto che ho comprato, per cui ho preferito, prima che si togliesse del tutto, mostrarvelo. Allora, sto parlando di questo smalto che fa parte del set di Pupa Crazy Crystals. Sono nuovi set che sono in vendita. Io l'ho trovati la scorsa settimana, l'ho visti per la prima volta dopo che dal sito della Pupa avevo evinto di queste nuove uscite. Mi auguravo di non trovarli perché da smalto fino a quale sono avevo immaginato che probabilmente l'avrei acquistato perché mi incuriosiva la novità in sé. Poi vi dico le mie impressioni. Allora, io ho acquistato il numero 009. Vediamo se lo riuscite a vedere. Si tratta di un bordeaux con la finitura appunto con la finitura particolare di questi cristalli. In profumeria, se non ricordo male, l'ho pagato intorno alle 13 euro, 13,50, non ricordo precisamente quando, l'ho rimosso. Ci sono 12 colorazioni, 6 colorazioni che, se non sbaglio, dovrebbero far parte del look. Sì, qui non c'è scritto, non lo trovo scritto da nessuna parte, però vi parlo per quello che mi ricordo io, Urban. 6 colorazioni appunto Urban City, qualcosa del genere, e 6 colorazioni che hanno colori più sparaflesciati, un po' più particolari, stile neon per intenderci. Sono indicati per l'estate, però siccome mi ero ripromessa di comprarne solo uno, ho voluto scegliere una colorazione un po' più tranquilla e che magari mi ispirava a metterlo più spesso, perché insomma ho parecchi smalti, quindi già difficile che li metta per più volte di seguito, lo faccio solo con quelli che veramente mi piacciono di più, o se mi vengono le fisse in certi periodi, per cui insomma probabilmente se io avessi preso una colorazione un po' troppo particolare avrei buttato via i miei soldi e non mi pare proprio che sia il periodo giusto per farlo. Allora, adesso vi mostro da che cosa è costituito questo set, se la luce mi aiuta. C'è questo duplice vassoio in plastica formato dalla base. Spero di non far cadere nulla, pasticciona come sono. Aspettate che vi giro un attimino meglio i prodotti per farveli vedere al meglio. Allora, vedete, c'è il pennellino centrale, lo smalto che è un lasting color a cui siamo abituati, e poi c'è questa finitura di cristalli che appunto lo differenzia dagli altri smalti, insomma. Allora, per quanto riguarda il lasting color, io trovo scritto soltanto P077. Per cui non c'è l'indicazione del numero, è un rosso tendente al bordeaux, ma non è un rosso molto scuro. Invece, da come vedete per l'appunto sulle mie unghie, la colorazione finale che si ottiene mi metto di qua, mettendo i cristalli di zucchero e di zucchero, secondo me sono di zucchero, golosa quale sono, vedete proprio, cioè ho la fissa. Vi dicevo, si ottiene questa colorazione più scura, vedete, si è iniziato a sbeccare, però comunque devo dire che è molto resistente, perché se tengo presente le cose che faccio in genere, in questi 2 giorni cosa ho fatto, di tutte le faccende, non poteva non sbeccarsi. È più resistente degli smalti normali, non me l'aspettavo. E vi dicevo, bisogna fare una passata di questo smalto, attendere 5 minuti che lo
lo smalto si asciughi, fare un'altra passata di questo smalto, aprire questo flaconcino di cristalli di zucchero che vi avvicino il più possibile, così che voi possiate vedere al meglio la colorazione. Vedete, poi alla fine è fedele perché viene su così, tenendo presente che lo smalto è di un rosso più vivo. Ok. Infatti, se dovete acquistarlo, guardate bene l'effetto finale cromatico che è riportato sulla scatola, perché se vedete soltanto il lasting color sicuramente vi sembrerà di una colorazione più brillante e più chiara di quello che sarà l'effetto finale. Vi dicevo, si mettono dopo aver applicato per la seconda volta lo smalto, a smalto completamente bagnato, quindi non appena lo applicate si versano su questi cristalli. E subito dopo averli versati su, aiutandovi con questo vassoio, così che l'eccesso che cade poi venga attraverso questo angolo reinserito nel flacone dei cristalli, spero di essere chiara, i cristalli si attaccano immediatamente allo smalto che avete appena applicato e si rimuove l'eccesso. Ecco che ho fatto cadere tutto. Si rimuove l'eccesso grazie a questo pennello in dotazione con il set che è morbidissimo, e, per cui sui lati dell'unghia, insomma, si passa il pennello e si fa cadere all'interno di questo vassoio, e poi per l'appunto non va sprecato niente perché viene versato all'interno del flacone che li contiene. Allora, impressioni sicuramente positive, perché è uno smalto diverso dal solito. Io sono piena e ripiena di smalti, per cui è difficile che io trovi in commercio uno smalto che proprio non ho come colorazione, per cui questi smalti nuovi sicuramente mi interessano, perché mi danno modo di provare nuove tecniche, anche perché io non sono particolarmente brava a farmi le nail art, e quindi tra virgolette è un po' l'unico metodo per cambiare il solito brodo. Il prezzo, se devo fare un rapporto sincero qualità-prezzo, mi sembra leggermente elevato, però la durata è buona. Devo vedere un attimino quanto tempo mi dureranno questi cristalli per valutare quanto tempo mi durerà lo smalto in sé. Però, insomma, se li trovate in offerta, prendeteli in offerta, perché sicuramente è più conveniente, è inutile che ve lo dica io. È un set nuovo, valutate bene i colori, valutandoli da come li si vede qui. Un'altra cosa che mi sento di dirvi, non so se soltanto a me, o magari scrivetemi un messaggio se anche a voi ha dato quell'impressione: quando li avevo visti mi sembravano un attimino più lucenti. Infatti immaginavo il cristallo, ecco, secondo me hanno sbagliato nello scrivere il nome Cristas, perché è vero che sono cristalli, però darebbero più l'idea della lucentezza una volta applicati. Invece, come potete vedere qui, sicuramente se ci batte il sole l'effetto più brillante c'è, però non voglio dire che sono degli smalti con la finitura matte, ma sicuramente non hanno la finitura lucida. Io leggendo Crystals mi ero immaginata qualcosa di più luminoso, questa è la sincera verità. Se volete provare qualcosa di diverso, io ve li consiglio, sicuramente è uno smalto che rimetterò. Ah, e poi vi volevo dire un'altra cosa: se siete abituati ad applicare lo smalto con la finitura lucida, sicuramente all'inizio questi cristalli modificheranno l'immagine che avete della vostra unghia smaltata, perché al tatto sono ruvidi. Non fanno male né a voi e né a chi andate a toccare, perché sentite, però appena li mettete, se non ci siete abituati, sicuramente state sempre lì a toccarvi l'unghia,
Primo perché pensate che i cristalli stiano sgretolandosi e cadendo, lasciando l'unghia rovinata, e invece non è affatto così, perché dopo aver perso i primi cristalli, dopo che si asciugano per il quarto d'ora, così come è indicato sul vetro della confezione, non ne perderete degli altri, anche se vi lavate le mani. Io infatti, non essendo abituata, sono andata immediatamente a lavarmi le mani e non ne ho persi degli altri, ho persi quelli iniziali che sono cascati e non ne ho persi più. E quindi in questo, in teoria, dovrebbero essere migliori di quelli bubble, che essendo di dimensioni leggermente più grandi dei cristalli, penso, io ce l'ho, però non mi ricordo se l'ho applicato una volta, li devo riapplicare, poi vi faccio sapere meglio. Comunque, da quanto avevo letto e sentito qui, si rovinava prima la nail art. Io, appunto, come consiglio finale che voglio darvi, se vi va di provare qualcosa del genere, provatelo facendo attenzione alla scelta cromatica, perché non ha il prezzo del solito Lasting Color di Pupa, ma insomma costa più del doppio, per cui facciamo attenzione a quello. I colori sono molto belli, anche se in entrambe le tipologie ci sono, per esempio, un viola che è quasi molto simile. Secondo me dovevano un attimino diversificare la gamma cromatica, tenendo presente le due versioni, cioè i 6 più 6 colori, perché tra loro ci sono veramente dei colori che si somigliano. Un altro colore che mi piaceva sempre di questo Urbano City, che non mi ricordo, quindi di queste 6 colorazioni un attimino più normali, era il viola, perché io amo il viola, e anche quello che c'era color nude, per cui ci farò un pensierino, e se proprio proprio mi va di acquistarli, adesso vedrò meglio anche altre uscite. Se proprio mi va di acquistarli, probabilmente penso di acquistare o il nude o il viola, però altri colori, come ad esempio quello orange, non mi piaceva, oppure fatemi pensare un attimo. È bello sicuramente orange per l'estate, però è orange, è proprio un colore che io non amo molto. C'era un colore tipo pistacchio, e se penso a pistacchio con questa finitura che non è propriamente lucida, no, non mi attira proprio. Allora, se ce l'avete anche voi, se lo volete acquistare, se vi va di chiedermi qualcosa in cui magari io non sia stata particolarmente chiara, vi invito a lasciare i vostri commenti qui giù, e se vi va di iscrivervi al mio canale, non può farmi che piacere. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao!